Eccomi anche qua. Le notizie del TG Ora. Un gioielliere è stato trovato senza vita nel suo negozio nel cuore di Marano di Napoli, nella centralissima via Merolla. Il corpo dell'uomo, Maurizio Gala, 43 anni, è stato scoperto questa mattina all'interno della sua gioielleria. Gala non era rientrato a casa la scorsa notte. La madre, insospettita, ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Marano e della compagnia di Giuliano in Campania. Dai primi esami esterni, verosimilmente, Gala è deceduto nella serata di ieri. La cassaforte è stata ritrovata vuota. Si indaga sulla vita della vittima. Secondo le prime indiscrezioni potrebbe trattarsi o di una rapina finita nel sangue oppure di un regolamento di conti con rapina simulata, ma la vicenda è ancora al vaglio degli investigatori. Sono 991 i migranti che sono sbarcati questa mattina al molo Manfredi di Salerno, di cui 701 uomini, 118 donne, alcune al nono mese di gravidanza e 172 minori. La nave norvegese Siem Pilot è attraccata al porto poco dopo le 8 e sono state avviate le operazioni di rito. Tra queste vi è anche il cadavere di un bambino di meno di 3 anni, di cui ancora non si conosce la provenienza. È la prima volta in 17 sbarchi sulle coste salernitane che arriva anche il cadavere di un bambino. Ancora non sono state divulgate le cause del decesso né se verrà effettuata l'autopsia. Il piccolo verrà sepolto nel cimitero di Salerno se l'ambasciata di appartenenza non richiederà il corpo. È una situazione di assoluto dolore, spiega il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Salerno fa la sua parte, ma tutti debbano farsene carico in maniera globale. Disagi nella circolazione dei treni della circumvesuviana stamane tra Striano e Poggiomarino sulla linea Ottaviano-Sarno per un guasto sulla linea a causa di un furto di rame. I treni che provenivano da Napoli sono stati costretti a fermarsi a Poggiomarino e non hanno potuto proseguire per Striano, mentre quelli in partenza da Sarno si sono fermati a Striano. Ritardi inevitabili si sono registrati su tutta la tratta della circum. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Frattamaggiore hanno arrestato Domenico Ranucci, di 29 anni, responsabile del reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo e ricettazione, denunciato inoltre per detenzione abusiva di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il procuratore generale della Cassazione, Pasquale Ciccolo, ha deciso di avviare azione disciplinare nei riguardi del PM di Napoli, Henry John Woodcock, in relazione ad un articolo pubblicato il 13 aprile scorso sul quotidiano La Repubblica, nel quale si riportavano frasi virgolettate del magistrato riferite alla vicenda Consip. Il relativo avviso di avvio dell'azione disciplinare è stato già notificato a Woodcock. L'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, per conto dell'amministrazione, sta organizzando per i primi giorni di luglio la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona. Il Pipe d'Oro in quel periodo dovrebbe essere in città per disputare a San Paolo il match misto tra il Napoli campione 1987 e la squadra attuale guidata da Maurizio Sarri. Intanto, mercoledì 10 maggio alle ore 13, a 30 anni esatti dalla conquista del primo tricolore azzurro, una nutrita rappresentanza di quella rosa sarà ricevuta a Palazzo San Giacomo dal sindaco De Magistris. E la Campania si conferma regione d'eccellenza per la balneabilità. La regione è infatti quarta per numero di spiagge con bandiere blu. Sono 15 in totale le località balneari di eccezione che le permettono di essere in testa tra le regioni del sud Italia. La maggiore concentrazione di spiagge d'eccellenza si trova nel Cilento. A determinare l'eccellenza dei siti balneabili, oltre alla qualità delle acque, anche i servizi offerti e i collegamenti con il mare. Tutto il paese ha ottenuto un incremento delle spiagge d'eccellenza con ottenimento della bandiera blu. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapi News.